Ok, ah, finalmente possiamo cominciare a utilizzare Kibana. Nei tutorial precedenti abbiamo visto come installarlo tramite Ansible, ovviamente. Potete installarlo anche manualmente, sempre qui sul canale trovate un tutorial in cui si spiega anche come installarlo manualmente, se volete farlo tramite Ansible. Ah, guardate i tutorial precedenti. Nel penultimo tutorial invece abbiamo visto come indicizzare dei dati JSON all'interno di Kibana. Nel nostro caso erano appunto i dati relativi al coronavirus, quindi ora non c'è stato nient'altro che entrare in Kibana e cominciare a visualizzare dei dati. Ora, quando vi collegate a Kibana, nel vostro caso vi apparirà subito la prima dashboard, diciamo la prima visualizzazione. Nel mio caso, siccome avevo già creato due dashboard per fare delle prove, e siccome due dashboard che ho creato, voi invece dovreste vedere questa, che ovvero la dashboard iniziale di Kibana. E una volta fatto questo, bisogna andare. Ok, andiamo un attimo a vedere. Kibana index pattern. Ok. Ah, dovete appunto andare qui in index pattern, create un indice. Come vedete qua, vedete un campo nuovo, c'è un campo vuoto. Vi basta scrivere, o meglio, vi basta scrivere l'indice che avete qui che avete creato in Elasticsearch. Nel nostro caso appunto era l'indice regioni, quindi vi basta andare qua, cominciate a scrivere regioni e in automatico vi dovrebbe apparire, come vedete vi appare una volta che appare appunto, poi lo selezionate. In questo modo avrete collegato Elasticsearch è il vostro index. Ovviamente potete collegare tutti gli index che volete, nel mio caso era già collegato, quindi non ho bisogno di rifarlo. Come vedete qua gli indici che avete in Elasticsearch, e una volta fatto andiamo qui e ok, ora se selezionate la data, un range di date, allora come vedete qua abbiamo minuti. Possiamo mettere ad esempio, giorni. Ok, scusate. Possiamo scegliere appunto una data. Siccome i nostri dati partono facciamo dal 1º marzo a oggi. Come vedete vi esce questo, tutto appunto la lista di dati che avete indicizzato, e vabbè, questo grafico non è molto utile perché vi dice appunto la quantità dei contenuti presenti in ogni caricati due, legati ad ogni data, che qua sono sempre 21 perché le regioni italiane sono 21, quindi per ogni data abbiamo caricato 21 diciamo righe, 21 file insomma. Qua avete già un sistema di ricerca abbastanza funzionante. Ad esempio, se scriviamo Lombardia, lui, come vedete, in automatico vi ha già filtrato i dati Lombardia, quindi avete già un sistema di ricerca già abbastanza intelligente. Mettiamo che vogliamo appunto visualizzare tutti quelli che hanno il numero 13 al loro interno. Come vedete appunto vi appaiono tutti i dati che hanno un 13 al loro interno, però vabbè. E qua appunto vi dice la quantità presente di numeri 13 nei vari file durante le varie date. Questo insomma è quanto, non è niente di che, però appunto vi fa capire quello che si può fare. Quello che ora invece possiamo fare è creare andiamo un attimo qui, e creare la nostra prima dashboard, quindi creiamo una nuova dashboard. Una volta fatto, possiamo aggiungere dei grafici già esistenti se li abbiamo. Noi non li abbiamo, quindi è vuota. Facciamo crea nuovo. Qua abbiamo un po' di opzioni di grafico a disposizione. Possiamo partire con questo qua a linee. Come vedete ci esce quale indice vogliamo utilizzare, nel nostro caso regioni. Ora, come vedete qua abbiamo già la base di struttura. Per prima cosa dobbiamo andare a
selezionare un bucket. Qui abbiamo un po' di opzioni, un po' alla volta le vedremo. X-axis, possiamo dire che vogliamo appunto un X-axis basato sulla data. Qui appunto ci dice data, l'unico campo che possiamo scegliere perché è l'unico dei campi nel nostro indice che appunto ha la data. Qua ci chiede un intervallo di tempo, siccome i nostri dati sono giornalieri, possiamo scegliere daily, se ad esempio state indicizzando invece log del computer, del server, eccetera. Potrei scegliere appunto altre tipologie di intervallo, ma daily va perfettamente per noi. E qua potete mettere una custom label, ovvero una scritta diciamo un po' più friendly che non daily, quindi possiamo mettere date. Una volta fatto questo, possiamo schiacciare play qua e come vedete lui già indicizza appunto l'intervallo di tempo. Come vedete qua, vedete le date. Qua vediamo tutta questa linea che ci dà 21, perché 21 è il numero dei documenti che abbiamo in ogni indice, ovvero le 21 regioni italiane. Ovviamente questo dato non ci serve, quindi andiamo a cercare qualcosa di più utile. Andiamo qua su metric aggregation, andiamo su max. Qua selezioniamo il campo e come vedete qua ci appaiono i campi che abbiamo indicizzato nel nostro JSON. Andiamo un attimo di qua così li vediamo. Anche se ovviamente tutta quella cosa qua la trovate nel tutorial precedente, però rifacciamolo per darci una rinfrescata sempre con i comandi di Elasticsearch per prendere un po' di confidenza. Come vedete questi campi lui ce li ripropone di qua, ovviamente ci ripropone solo i campi numerici. Non vedete ad esempio denominazione regione, per il semplice fatto che qua stiamo chiedendo di fare un'operazione numerica, quindi apre solo i campi appunto numerici. Dopo la 20ª volta che dico numerici possiamo andare a tipo a selezionare il totale dei casi e una volta fatto facciamo applica cambiamenti e come vedete ci esce il grafico, ci esce appunto la riga e qua abbiamo appunto le varie, quando ci andiamo sopra ci dice appunto i vari casi, quindi ovviamente purtroppo è un crescendo, speriamo che prima o poi cominci a calare. E anche qua possiamo dargli una custom label, come vedete qua abbiamo max totale casi, possiamo dargli una totale contagi. E come vedete qua ha cambiato. Ops, cosa è successo? Ah, scusate. Ah, qua perché ho toccato la data. Aspetta che andiamo a ripristinarla com'era prima. Ok, facciamo partire da qui. E qua abbiamo appunto la leggenda. Oh, vabbè, la leggenda qua per ora serve a poco, ma poi vedremo. Se andiamo qua su metric and axis possiamo scegliere un paio di stili. Ad esempio possiamo scegliere uno fatto ad area. Vediamo un attimo cosa succede. Ok, normale. Stacked, dopo vi farò vedere a cosa serve stacked, però lasciamolo così. Abbiamo anche un grafico a barre, quindi vedete, tac. Ok, ora torniamo a quello con le schiacciamo su play e ok. Ora, come vedete qua abbiamo i contagi e questi sono i contagi totali di tutte le regioni. Nonostante le nostre regioni sono separate nel nostro file, lui le ha raggruppate. Poi vedremo anche come vederle separatamente. Questo ovviamente perché gli abbiamo dato solo il campo data e gli abbiamo dato solo il totale dei contagi. Mettiamo ora, anche qua abbiamo il campo ricerca, quindi se noi qua scrivessimo Lombardia e facciamo refresh. Lui teoricamente dovrebbe stamparci solo i dati della Lombardia, però riproviamo con una regione che può avere meno contagi, perché qua non mi ricordo i dati, se i numeri sono nazionali o meno. Facciamo una regione con pochi contagi. Ditemi voi una regione, Veneto, facciamo la Liguria. Liguria, ok, update. Come vedete il grafico è cambiato, quindi sì, ok, lo prende. E vedete che i numeri sono diversi, sono 3217. Ora qua, torniamo a quello di default con la somma di tutti i contagi.
mettiamo di voler fare aggiungere un altro grafico qua. Ci basta andare qui su aggiungi, sempre un y axis, e qua possiamo scegliere un secondo dato, anche qua facciamo max, seleziono un campo. Allora, qua abbiamo i contagi, possiamo fare una cosa con i guariti, mettiamo un dato un po' positivo, quindi deceduti saltiamolo per rispetto, andiamo su totale positivi, totale casi, terapia intensiva. Dove sono i deceduti, dove sono i guariti? Ditemi che ci sono i guariti. Ok, dimessi i guariti. Lanciamo play. E come vedete, c'è uscito il secondo grafico, appunto in parallelo, sempre sulla nostra, sempre sul nostro grafico, appunto. C'è uscito anche il dimessi i guariti. Anche qua possiamo mettere un label più amichevole, quindi guariti. Ok, se volete potete scegliere il colore. Per quei due colori sono molto simili, quindi possiamo fare guariti appunto con questo colore. E possiamo tornare un attimo di qua su metric axis. Come abbiamo detto prima, avevamo un po' di opzioni, tipo possiamo fare area, e anche qua sotto possiamo dirgli aspettate, dove che siamo? Ok, anche qua possiamo dirgli che vogliamo anche qua un'area. Ovviamente questo è il primo dato, totale guariti. Qua sotto abbiamo appunto scusate, totale contagi, questo qua sopra. E ora qua possiamo invece andare a definire anche lo stile dei guariti. Vedete, qua abbiamo appunto il riferimento. Anche qua li mettiamo area. Facciamo play. Come vedete, appunto abbiamo questo raffronto visivo in questo modo. E poi cosa stiamo facendo? Stacked, guardiamo un attimo cosa fa. No, ok, niente di particolare, ma forse stacking servirà per dopo. Andiamo un attimo a metterlo anche qua, guardiamo cosa succede. Ah, ok, con stacking praticamente aggiunge i guariti al totale dei contagi, fa un raffronto diciamo a dimensionale. In questo caso non è molto utile, quindi lo togliamo. Anzi, è anche un po' falsato, quindi come dato, quindi va, meglio toglierlo. Poi se facciamo invece bar, anche qui possiamo vedere cosa combina. Come vedete, poi potete anche sovrapporre i vari dati a seconda di come vi è più comodo. Poi anche qua andiamo a metterlo uguale, bar. Come vedete qua vi fa un raffronto parallelo tra i due dati. Insomma, direi che per questo grafico è tutto. Questo lo andiamo a rimettere però come era prima. Quindi torniamo anche qua alle linee. Qua siamo su totale contagi, guariti, anche qua vogliamo le linee. Ok. E vabbè, qua poi potete scegliere la dimensione della riga, tipo width, tipo magari se qua facciamo ad esempio 10 dovrebbe venire la riga molto più grossa. Ok, va bene, rimettiamolo a 2. E qua appunto mostra i puntini o meno, questi sono i puntini, questi qua, insomma. Vabbè, queste sono cose abbastanza semplici e scontate che potete giocare come volete. Anche qua poi potete, guardiamo un attimo, qua potete aggiungere delle righe di riferimento qui. Vi basta appunto bloccare la griglia, scegliere left axis 1 e ovviamente vi esce questa griglia qui. Vabbè, questa la lasciamo. Qua potete posizionare la leggenda come vi è più comodo, però io la lascio qua a destra. E quindi direi che ma se volete possiamo mettere ancora un dato. Quindi qua abbiamo messo totale casi, dimessi guariti, aggiungiamo ancora uno. Cosa possiamo mettere? Possiamo mettere un max, possiamo mettere i tamponi che sono stati fatti. Andiamo, tac. Tamponi effettuati. Ok, quindi qui avete l'andamento dei tamponi, questo dei contagi e questo dei guariti.
niente, ok, fatto questo, andiamo qui, su, qua sopra, o meglio, qua sopra, scusate, su salva, gli potete dare un nome, nel mio caso lo chiamerò grafico, paragone, contagi, meno, guariti e tamponi. Salva e aggiungi a dashboard. E come vedete qua ci appare il nostro primo grafico, se volete potete ingrandirlo come volete, insomma. Ora lasciamo un attimo così. Anche qua salviamo la dashboard e poi anche qua possiamo dargli un nome, possiamo chiamarla COVID-19 regioni. O anche solo COVID-19, chiamiamola solo COVID-19. Qua potete mettere una descrizione, bla bla bla, qua potete salvare e qua appunto abbiamo il nostro primo grafico. Andiamo a farne un altro, quindi per farne un altro ci basta andare qui su Edit, aggiungi, qua appunto ci permette di aggiungere un grafico che abbiamo fatto, ma noi ce l'abbiamo già messo, quindi se selezionassimo questo, vabbè, selezioniamolo. Appunto ci riaggiunge questo qui, quindi per ora questo non ci serve, quindi lo cancelliamo e andiamo ad aggiungerne invece uno nuovo, quindi add e crea nuovo visualizzazione. Qua appunto ci può scegliere ancora un grafico, poi dopo possiamo scegliere, facciamo ancora linee, ma stavolta andiamo a farlo mostra dividendolo per regioni, dividendolo per regioni, quindi x-axis, seleziona e seleziona termine, qua ci chiede di selezionare un campo e qui invece dovremmo riuscire a vedere denominazione. Noi scegliamo denominazione keyboard, ovvero denominazione più le parole chiave, poi vedremo altrove in cui possiamo scegliere denominazione senza keyboard e poi appunto effettuare noi una query preimpostata, ma però rimaniamo qui, denominazione regione keyword, qua ci dice la metrica che vogliamo usare, possiamo usare appunto metric count, qua le dimensioni dei dati che vogliamo mostrare, siccome le regioni sono 21, mettiamo 21. E possiamo già cominciare a lanciarlo, guardiamo cosa succede, come vedete qua ci sono uscite tutte le nostre regioni, andiamo qua su x-axis e scegliamo count, max, seleziono un campo e anche qui andiamo a mostrare il totale dei casi, totale contagi, lanciamo play, ok. Quindi qua abbiamo, però questo grafico non va bene perché in realtà qua non c'è un movimento temporale, ma c'è un movimento per regioni. Quindi dobbiamo andare qua su metric axis, linee, scegliamo area, bar, normale, lanciamo. E qui appunto abbiamo il nostro appunto grafico con i contagi, insomma, nelle varie regioni, un paragone tra le varie regioni. Qui abbiamo questo. Ok, possiamo già cominciare a salvarla e poi continuare ad aggiungergli qualcosa. Contagi, contagi, regioni, salviamo e aggiungi dashboard. Come vedete, ok, qua abbiamo il nostro grafico. Ora, se andiamo qua ad esempio possiamo anche in piazza pannello, costumizza pannello, ok, vabbè, questo guardando se c'è un comando duplica, credo che ci sia, ma adesso non mi viene in mente. E quindi andiamo a di nuovo a selezionare il nostro aggiungi pannello, crea nuova visualizzazione, stavolta proviamo con horizontal bar, anche qua selezioniamo sempre le nostre regioni. Vediamo questo cosa ci offre. Qua scegliamo un bucket x-axis,
x-axis, aggregatore, anche qua possiamo sempre andare per termini e anche qui andiamo per denominazione keyword, metric count, dimensioni 21. Vediamo un attimo lanciarlo, vediamo che succede. Ok, poi andiamo qua su y axis, max, seleziona campo, facciamo dimessi guariti, guariti, via. Ok, quindi qua vabbè, abbiamo questo campo orientato nell'altro modo, andiamo un attimo a vedere qua, ok, niente, vabbè, non è niente di particolarmente. Ok, vabbè, qua possiamo scegliere l'orientamento, verticale, ok, andiamo in verticale. Ah, ok, è l'orientamento della label, quindi vabbè, niente di angolato, che forse è quello più comodo ora. Sì, vabbè. Non è niente di che, questo è praticamente uguale all'altro. Andiamo a vedere se possiamo potenziarlo un po'. Proviamo a vedere. Rimettiamo le scritte qua come prima, perché a me non piacciono molto, quindi orizzontali. Ok, bar normale, ok. Andiamo, quindi qua abbiamo dimessi guariti, aggiungiamo un secondo filtro. In questo secondo filtro andiamo a dove siamo? Come vedete, poi qua avete varie tipologie di calcoli che potete fare, però vabbè, ora per quello che dobbiamo fare noi forse max è quello più utile. E anche qua proviamo a mettere ricoverati consigli. Allora, questi sono, abbiamo detto, i guariti. Andiamo a fare un paragone con quelli ricoverati in ospedale, quindi ricoverati con sintomi, terapia intensiva, totale ospedalizzati. Ok, qui abbiamo appunto questo paragone, qui possiamo migliorare la label, ospedalizzati. Via. E qua nella label regioni, ok, anche qua vi ripeto, potete scegliere i colori come meglio credete, siccome io sono anche un po' daltonico non mi azzardo troppo nei colori. Guariti, ospedalizzati, salva e aggiunge dashboard. Ok, come vedete questo è un po' piccolo, quindi volendo possiamo allungarlo, ops, possiamo allungarlo un po' fino a qui, magari possiamo portare su questo al posto di questo, e questo lo possiamo spostare di qui. Come vedete poi potete giocare un po' con l'impaginamento, proprio questo come volete, lo salviamo. Ok, salva. Ora andiamo a fare un altro dashboard, vediamo se riusciamo a fare un grafico torta, credo che si chiami così. Per farlo edit, aggiungi, crea nuovo, visualizzazione. Quindi per farlo andiamo su qui, pie, pie, regioni, e qua andiamo a scegliere il buckets, split slide o split charts, non mi ricordo quale dei due è. Proviamo con split slice, vediamo che succede. Mettiamo terms, select field, sempre denominazione keyword, dimensione 21, che è il numero delle nostre regioni. L'ordine discende, qua potete scegliere l'ordine, ma non serve molto sul pie chart. E
E qua, anche qua andiamo a scegliere la qua scegliamo top hit, seleziono un campo, possiamo fare i tamponi fatti per regione, mettiamo aggregato max 1, vediamo che succede. Ok, quindi c'è uscito questo tipo di grafico, poi come vedete quando gli andiamo sopra appunto ci escono i dati i dati come vedete percentuali, c'è il numero dei tamponi e in più il peso percentuale all'interno dell'intero grafico, quindi il Veneto ha fatto 99.941 tamponi e ha una... E pesa all'interno dell'intero grafico, quindi della nazione, per il 20,94%. Quindi poi possiamo andare qua su option e vedere se possiamo un po' abbellirlo. Mostra label, se vogliamo cosa succede. Ah, come vedete qua poi escono appunto, così direi che questo possiamo lasciarlo così, che sta bene. Anche qua, vi ripeto, potete giocare con i vari colori eccetera, lo salviamo andando sempre qua sopra, tamponi per regione, salva e aggiunge dashboard e se andiamo qua sotto appunto lo abbiamo, ma questo possiamo ingrandirlo un po' pochetto perché le regioni sono 21 e lì ce le tagliava. Ok, ups. Questo possiamo allungarlo un po'. Andiamo a fare un altro, quindi aggiungi crea nuovo visualizzazione. Ora possiamo scegliere, allora torniamo qua sulle linee che vi faccio vedere ancora un paio di query, come abbiamo visto prima per fare appunto il nostro grafico dobbiamo appunto selezionare una, no, scusate, cancelliamo, rimettiamo un bucket x-axis. Andiamo a creare un date histogram, selezioniamo appunto la data, livello minimo mettiamo daily e custom data, invia, ok, la nostra data è apparsa e ora andiamo qui, selezioniamo appunto il dato che vogliamo visualizzare, seleziono un campo, facciamo sempre tamponi anche qui, invia e abbiamo l'andamento dei tamponi. Ora però mettiamo che appunto vogliamo visualizzare solo i tamponi della Lombardia senza doverlo tutte le volte scrivere qua dentro. Possiamo farlo in questo modo, ci basta aggiungere un bucket, uno di questi due, forse split series, vediamo, split series, e invece che terms possiamo usare il comando filters, su filters andiamo su search, selezioniamo il campo che vogliamo utilizzare per filtrarlo, nel nostro caso denominazione regione. Qua come vedete ci appaiono questi due comandi, ecco, appunto possiamo dirgli questo, selezioniamo questo qui e qua all'interno appunto diciamo che vogliamo la Lombardia, ovviamente potete sostituire Lombardia con quello che volete, con la regione che ritenete più opportuna, quindi inviamo e come vedete ora abbiamo la Lombardia. Quindi questo è un modo per fare, diciamo, per estrapolare dai dati un singolo elemento, insomma, o una singola componente. Proviamo a sostituirlo.
Possiamo fare Puglia. Ok, vediamo se è tu che si è chiuso tra le virgole, quindi va bene. Sì, Puglia, ok, 13.000 casi, tamponi, o meglio, scusate, 13.000 tamponi, e quindi anche qui, come abbiamo visto, funziona. Proviamo vediamo che altre, cos'altro offre. Vabbè, i PV4 range non vi serve perché adesso quando indicizzate i log di Apache o di Nginx, cose così, qua potete mettere un data range, quindi potete mettere da oggi meno 2 giorni, se volete limitare la visualizzazione agli ultimi 2 giorni, come vedete, tac, vi esce questo. Ok, quindi questo va bene, non lo salviamo perché non ci serve molto. Comunque così avete visto, insomma, che si possono fare delle query, insomma, di vario tipo. Ok, ora proviamo a usare questo grafico, new goal, per, diciamo, avere una stima, diciamo, del rapporto tra i tamponi effettuati e la popolazione totale italiana. Allora, per farlo prima andiamo a selezionare un bucket. Credo che possiamo metterlo in un range, in un data histogram. No, 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 niente data. Forse dobbiamo usare terms. Scegliere il campo data, ordine discendente, dimensione 1, in modo da avere solo l'ultimo dato disponibile a livello di data, ovvero il dato più recente. Ora andiamo qua a scegliere la metrica. Possiamo, andiamo, proviamo average, con max. Seleziono un campo totale, sono i tamponi. Allora, totali positivi, totali ospitalizzati. Ok, tamponi. Invia. Allora, l'ultimo dato disponibile è del 30 marzo 2020. Ora andiamo a togliere un attimo la percentuale per vedere se il dato è giusto. Togliamo la percentuale, facciamo invia 111.057 tamponi. Ora vado un attimo a verificare su qualche giornale per vedere se combacia. No, non combacia, dovrebbero essere di più, quindi torniamo su data. Allora, aggregation, forse dobbiamo fare somma tutti i tamponi nell'ultimo giorno delle varie regioni. Andiamo. 477.356. Mi pare un dato più plausibile. Quindi ora abbiamo il dato dei tamponi. Andiamo su option. Qua, quindi dobbiamo mettere il totale della popolazione italiana, che è 60 milioni, ma forse qualcosa meno, però vabbè. Siamo un tutorial e non un, come si dice? E non l'Istat, quindi così, come vedete qua, appunto, abbiamo il simbolo che ci indica il peso dei tamponi su tutta la popolazione italiana. Possiamo metterlo in modalità percentuale. Come vedete, sono stati fatti i tamponi lo 0,7% della popolazione. E quindi salviamo questo grafico.
che poi ovviamente potete fare un sacco di analisi in questo modo, quindi potete mettere in relazione in base a un dato qualsiasi altro tipo di qualsiasi altro tipo appunto di valore presente nel database, o meglio nell'archivio, nell'indice di Elasticsearch. E niente, in realtà poi ci sono solo tanti altri grafici che potete fare. Ora io qua ho solo dato un'infarinatura. Ci sono anche tanti modi per incrociare i dati. Tecnicamente si possono anche creare delle mappe. Si possono creare delle mappe appunto di calore, ovvero con dei marker, dei cluster che indicano, diciamo, i momenti più caldi o più freddi in termini numerici. Quindi insomma, potete fare un sacco di cose. Però insomma io con questo tutorial penso di avervi dato una, come dire, un'infarinatura, ma in futuro ne farò altre in cui proveremo a fare query un po' più complesse, a incrociare i dati in maniera più complessa, eccetera, eccetera. Però per questo tutorial penso che sia tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.